Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi prepariamo dei biscotti davvero molto buoni. Possiamo definirli la versione croccante e senza uova delle famose girelle alla cannella americane. Cominciamo col preparare un uovo vegetale fatto con i semi di lino tritati. Versiamo un cucchiaio di semi di lino tritati in una ciotola e aggiungiamo 3 cucchiai di acqua. Le dosi le troverete come sempre nelle note sotto al video insieme al link al post nel blog di Dolcezza e Magia che vi suggerisco di leggere. Lasciamo riposare i semi di lino per 5 minuti e vedrete che si trasformeranno in un gel che farà da collante per il nostro impasto. In una ciotola versiamo il burro freddo e lo zucchero e frulliamo finché non si formerà una crema. Ci vorranno più o meno 3-4 minuti. Aggiungiamo il nostro uovo vegetale e frulliamo ancora. Adesso è il momento delle polveri. Mescoliamo la farina con il lievito, il sale e qualche aroma. Io ho usato la vanillina. E poi aggiungiamola alla crema di burro e zucchero usando una spatola o un cucchiaio di legno. Meglio se in 2 tempi. Avvolgiamo la nostra frolla in un foglio di carta forno e mettiamola a riposare in frigo per circa 10 minuti, non di più se vogliamo evitare che si formino delle crepe mentre la stendiamo. Nel frattempo prepariamo il ripieno. Facilissimo, basterà mescolare zucchero di canna integrale e cannella e il gioco è fatto. Riprendiamo il nostro panetto e stendiamolo in un rettangolo spesso 2-3 mm. Distribuiamo il nostro zucchero alla cannella sulla superficie della frolla e arrotoliamo partendo dal lato lungo. Possiamo aiutarci con la carta forno. Avvolgiamo il rotolo di frolla nella carta forno e mettiamola a riposare in freezer mentre il forno raggiunge la giusta temperatura. Basteranno più o meno 10-15 minuti. Il riposo in freezer aiuterà il biscotto a mantenere la forma durante la cottura. Trascorsi 10 minuti tagliamo i nostri biscotti. Io li ho tagliati un po' spessi perché il piano era di inzupparli nel latte. Per decorarli ho realizzato una semplice glassa al latte, mescolando un paio di cucchiai di zucchero a velo con un cucchiaino di latte. Potete conservare queste delizie in una scatola o in un sacchetto per alimenti per circa 3-4 giorni. Manterranno la loro fragranza e il loro unico sapore. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like se vi va e iscrivetevi al canale di Dolcezza e Magia per non perdere i video futuri. Grazie per aver trascorso un po' del vostro tempo con me. A presto!